sfilano le quadrate legioni del nuovo impero, che nel segno dell'Ittorio porta civiltà e benessere alle genti d'Etiopia. È come dare a noi un passato, cioè noi abbiamo un passato, noi proveniamo da ex colonie. Allora, la canzone a cui ti riferivi, Ti saluto cara Virginia, vado in Abissinia, ti porterò un bel fiore, probabilmente stava parlando di Addis Abeba. Addis Abeba in amarico significa nuovo fiore. Ed è proprio ad Addis Abeba che avvenne il massacro di Yekatit XII. Nonostante questo, nonostante quello che sia successo, è stato consentito agli italiani di rimanere in migliaia e di progettare la loro vita in quel paese. Quando parlo di reciprocità, che cosa intendo? Piazza Indipendenza, sono stati sgombrati tutti. Ne parleremo lì. Mogadiscio si stende piatta su due ampi gradini che si affacciano alla riva africana dell'Oceano Indiano. E tra le mura bianche di calce e di sole, drappeggiate di fantasiosi merletti, vivono i suoi abitanti. Sei metà e metà, o metà a metà, o uno e uno che diventi due da un certo punto di vista, cioè due identità. Su due identità, sì, veramente. Dinanzi al monumento ai caduti di Dogali, si poneva vicino al leone di Giuda. Cosa è rimasto? Cosa le nostre facce hanno assimilato a livello proprio di tracce somatiche e non solo, no? Quindi chi vuole può prendere uno specchio e può specchiarsi. Il colonialismo ha praticamente separato ogni persona dal proprio contesto, ha alienato le persone. E gli africani, noi africani ci siamo conosciuti in un terzo posto, in Europa, in Occidente, e quindi ci siamo confrontati, perché noi quando siamo venuti qua ci siamo posti cos'era il continente nostro e soprattutto che cos'era il paese da cui provenivamo. Gli italiani arrivano e fanno quattro grandi governi di un intero corno d'Africa: Eritrea, Somalia, Amara, Galla Sidama, quattro elementi che oggi sono elementi del conflitto dell'Etiopia di oggi. E questo fatto che non sia riconosciuto nelle scuole, che non ci sia oggi un rappresentante ufficiale, che questa cosa noi la dobbiamo ancora fare, una performance di questo tipo, vuol dire quanto ritardo c'è nella nostra memoria italiana. Caro Mini TV,